Oggi abbiamo indetto una conferenza stampa per illustrare le attività di fine anno, ma più che altro per illustrare quelle che saranno le attività dell'anno a venire, perché il nostro gruppo si è costituito solo il 7 novembre scorso, per cui è ovvio che sono passati meno di 2 mesi. Il nostro impegno in questo breve tempo, come avrete potuto vedere, è stato incentrato sulla nostra crescita all'interno del Consiglio Comunale, tant'è vero che quando ci siamo costituiti eravamo 3 e oggi siamo diventati 4 grazie all'ingresso del nostro gruppo della consigliera Anna Maria Leonelli, avvenuto i primi di dicembre. In questo tempo ci siamo posti all'interno del Consiglio Comunale in una posizione di apertura, come avevamo annunciato, nei confronti di tutti quei progetti e idee che andavano verso il bene della città, dichiarando ufficialmente di non appartenere né alla maggioranza né alla minoranza, ma essendo veramente propositivi, cercando di spronare l'attività politica amministrativa in prospettiva. Vogliamo affermarci in maniera seria all'interno di questo Consiglio Comunale, ma che dicevo non deve essere una questione solo di numero fine a se stesso se non abbiamo poi un supporto attivo all'interno di quella che è la società ternana. Quindi forse faremo un'altra conferenza stampa a breve, magari annunciando nuovi ingressi. Vedremo che cosa ci porterà il nuovo anno. Il nostro principale obiettivo per l'anno 2020 è quello di crescere all'interno della società civile ternana, cercando di aggregare tutte quelle componenti che rispecchiano i vari ambienti della nostra società in modo tale da creare un supporto valido per la nostra attività politica. Ci siamo occupati di diversi temi, uno dei tanti, per esempio, che mi può riguardare più da vicino anche per professione, è stata la nostra preoccupazione nei confronti della proroga della cassa integrazione della ThyssenKrupp Ast, per la quale abbiamo chiesto un incontro con il sindaco che ci ha accordato. In quella sede abbiamo chiesto al sindaco di intervenire soprattutto a livello ovviamente regionale ma anche governativo, perché il problema della siderurgia in Italia non è solamente Terni, come abbiamo già visto Taranto, ma è diventato un problema nazionale. Quindi questa è la nostra grossa preoccupazione, che seguiremo attentamente gli sviluppi nel 2020 per capire come evolverà, e quindi sollecitando un intervento, come ho detto, soprattutto da parte del governo.